Buongiorno, bentornati, eccomi qua. Benvenuti nella mia Smile Room e oggi iniziamo una lezione di Pilates sulla sedia. Quindi abbiamo bisogno soltanto di una sedia e di un tappetino, una sedia ben stabile con lo schienale. Iniziamo subito a seduti sulla sedia, ben dritti, piedi appoggiati a terra e andiamo a sollevare il primo gluteo e poi l'altro, espirando e inspirando. Le spalle sono bene basse, che vanno verso la terra, e lo sguardo bene dritto davanti a voi. Inspiro ed espiro. Ancora due. Fuori l'aria. Potete bene le coste. E l'ultimo inspiro. E espirando. Dopodiché mi fermo, porto le mani sulle ginocchia, vado a inespirare in avanti con il petto, le scapole che si chiudono dietro. E poi espirando una bella retroversione del bacino. Inspiro, apro il petto, chiudo le scapole e fuori l'aria, arrotondo la schiena, cerco lo schienale ma non lo trovo. E apro, inspiro e fuori l'aria, arrotondo, scavo bene con l'ombelico. Inspiro, distendo la schiena, qualcuno mi tira verso il soffitto, un bel filo. E arrotondo. E l'ultimo, inspiro. Fuori l'aria, scavo con l'ombelico, ritorno e distendo ora le braccia, fare le braccia salire, inspirando e poi bene indietro, fuori l'aria, più salgono meglio è, inspiro, mi allungo, prendo bene su e fuori l'aria, mi arrampico una fune e rilasso e ancora inspiro, distendo e fuori l'aria, sollevo, attenzione a non cadere in avanti, con il petto, quando andiamo dietro con le braccia, immaginiamo sempre un muro davanti a noi e dobbiamo rimanere bene dritti. E l'ultimo inspiro e fuori l'aria, ritorno con le mani sulle cosce e vado a fare le 5 induzioni con il busto. Giro bene, sposto il peso da un gluteo all'altro senza però mai staccare i glutei, mantenendo sempre bene gli ischi attaccati sulla seggiola. Se avete fatica con le mani sulle ginocchia, mettete le mani sotto la sedia e andate a guidare il movimento. Inspiro e fuori l'aria. Inspiro avanti e fuori l'aria. E apro il petto e poi retroversione dietro l'ombelico. E da qui cambio verso il contrario. Sempre espiro indietro, inspiro avanti, allungo la colonna verso il soffitto, bene la circonduzione, sentite bene la schiena, la colonna, immaginate questa spirale, questo cerchio che vado a disegnare col mio movimento, sia sopra che sotto. E ancora l'ultimo, inspiro e fuori l'aria, ritorno e sollevo le braccia. Da qua espiro, vado a fare una bella circonduzione per dietro, prendo sempre il petto e ritorno, inspiro, fuori l'aria, apro e in allungo, espiro sentendo bene le scapole che ruotano e su, fuori l'aria, circonduco, più grande faccio cerchio, meglio è, ma se ho difficoltà riduco un po' il cerchio e lo faccio più piccolo, se sento dei dolori particolari. Da qua apro le braccia in fuori e vado a spostare il mio peso da una parte e dall'altra, sempre però mantenendo tutti e due i glutei attaccati alla sedia, senza sollevare la natica. E allungo verso il muro e verso l'altro. In e fuori l'aria. In ed espiro attivando bene il trasverso. L'ombelico è sempre staccato dalla maglietta. Espiro e tiro. Le scapole bene basse e depresse verso il terreno e tiro da una parte, tiro dall'altra. Le scapole bene basse, ancora due, fuori l'aria, l'ultimo, fuori l'aria. Ritorno in centro, sollevo le braccia, adesso in avanti, espiro, circolazione per avanti, dietro e sollevo in. Fuori l'aria, circonduzione delle braccia e distendo, inspiro. Espiro sempre con l'ombelico bene attivo, indietro, la colonna bene in allungo. E circonduzione, apro il cerchio fin dove riesco, sollevo le braccia.
due, apro, espiro, e su, l'ultimo fuori l'aria, ritorno in centro e appoggio le mani sulle cosce. Da qui arrotondo la schiena, scendo una vertebra per volta verso la terra. Mantengo la schiena rotonda, la testa che cade insieme alle spalle bene verso il terreno e poi lentamente riappoggio la schiena una vertebra per volta e sollevo. Avvicino un po' i talloni e inizio a muovere un po' anche la caviglia. Parte il tallone, sale e scende. Schiaccio bene a terra. Fate pure rumore se potete. Fate rumore e schiacciate. Il ritmo sceglietelo voi. Se è troppo lento questo, aumentate un po' il ritmo, se è troppo veloce, andate un po' a rallentarlo. Basta, l'importante è lavorare bene con la caviglia, sentire bene il peso delle dita che schiacciano sul terreno e il tallone bene che sale e scende. Immaginate il tacco 12, metto e tolgo, ancora 3 e premo, e 2, bene anche il polpaccio che si inizia ad attivare. Poi ritorno. E scendo, qua faccio salire soltanto la parte anteriore, l'avampiede. Anche qua scegliete voi il ritmo, o un po' più veloce, schiaccio, 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 o un po' più lento, una via di mezzo. Scegliete un po' il vostro ritmo, quello che dovete sentire, bene la parte laterale del piede, dove passa la, dove c'è la tibia, bene tutta la caviglia che inizia a lavorare, a sentire tutti questi muscoli che sono importanti per il piede e per il nostro equilibrio, per evitare anche di fare delle brutte cadute. Rinforziamo tutta la parte laterale della caviglia. Ancora 3, 2, fuori l'aria, 1 e ritorno. Qua vado ad aprire le ginocchia in fuori e inizio a fare delle flessioni laterali del busto appoggiando il gomito sulla coscia. Espirando da una parte e dall'altra. Fuori l'aria. Sempre tra due muri, eh? Espiro e ora allungo anche il braccio. Distendo il braccio e torno. Allungo, distendo l'altro e torno. Fuori l'aria, sempre con le glutei attaccati sulla seggiola. Espiro. Fuori l'aria. Inclinate fino dove riuscite, prendete il busto fino dove vi è comodo, senza esagerare, ed espiro, e l'ultimo rimango qui adesso, vado a fare una circonvoluzione del busto in avanti e ritorno, appoggio dall'altra parte, tiro bene e fuori l'aria, circonvoluzione, ritorno sull'altra coscia, appoggio laterale, arrotondo, non vedi com'è che preme dietro, e appoggio l'altro, tiro bene il braccio, arrotondo e appoggio da qua, allungo verso la parete e ritorno, allungo dall'altra parte e ritorno, espiro, con le ginocchia pensate sempre di spingere bene le ginocchia indietro, col braccio proiettatevi verso la parete, allungate e tirate, fuori l'aria. E ancora due, fuori l'aria, l'ultimo di qua e l'ultimo di là, espiro, ritorno e centro. Come va? Tutto bene? Sì, sciogliete un po' le gambe, sciogliete un po' il muscolo. Ok, ora siamo pronti per alzarci dalla sedia o comunque fare finta. Se non vi sentite sicuri, un tavolo, mettetevi vicino a un tavolo, davanti a un tavolo e portate le vostre mani, altrimenti da qua, bene, premo le dita dei piedi a terra e faccio finta, mi alzo poco poco, ritorno, fuori l'aria e torno, col peso vado in avanti, premo con le dita, cerco la sedia ma non la trovo, stacco poco poco il bacino e torno. E ancora su e giù, metto di lato, voi continuate ancora 4 volte, espiro, e 3, espiro, 2, rimango qua, tengo la posizione, bene i piedi appoggiati,
la schiena bene dritta, cerco la sedia col bacino, ma non la trovo, mi punto verso il soffitto, spalle depresse, tengo, piccoli molleggi, 1, 2, 3, espiro, 4, pancia forte indietro, 5, 6, bene, forti le gambe, 7, 8, ritorno e scendo. Tu tocca. Ripetiamo ancora una volta. Dinamico fuori e torno. Espiro 2 e torno. Fuori l'aria 3 e torno. Espiro 4, torno. Fuori l'aria, torno, espiro. Spalle bassissime. Bene, la pancia forte indietro. Rimango su in posizione. Schiena dritta, cerco la sedia, sento bene i piedi appoggiati, immaginate anche una palla da stringere tra le cosce e piccolo 3, spalle basse, 4, 5, schiaccio ancora e 6, 7, 8 e scendo e sciolgo con le gambe. Ok, da qui adesso ritorniamo un attimo sul busto, braccia lungo i fianchi e vado a flettere sempre lateralmente, cerco qualcosa per terra. E poi ritorno dall'altra, ritorno, continuate che mi giro, espiro da una parte e ritorno, espiro dall'altra, ritorno, fuori l'aria e su, cerco qualcosa per terra, ritorno, espiro e torno. Ancora fuori l'aria, l'ultimo per lato, torno dall'altra, ritorno. Un po' più difficile adesso, per alzarci dalla sedia, una gamba avanti tesa e l'altra è piegata dietro. Se abbiamo sempre bisogno di un aiuto, mettiamoci davanti alla nostra scrivania, se no senza, fuori l'aria e torno, senza salire. Vado su, poco poco mi stacco e scendo. Espiro e scendo ancora due e scendo. E l'ultimo. Ora proviamo a salire in piedi. Quindi da qua vado direttamente in piedi e ritorno. Se me la sento faccio solo con la gamba dietro e ritorno sulla sedia. Altrimenti appoggio questo piede a terra e scendo. Altrimenti senza. E appoggio dopo e ancora 4 e scendo e 3 bene forte una gamba e scendo fuori l'aria pancia forte e su l'ultimissimo salgo e scendo ok cambio gamba tutto ok? Sentite bene le gambe? Ti stanno sperdando bene? Dall'altra, stessa cosa. Vado prima fino a metà strada e poi scendo. Fino a metà, faccio ben forza con la gamba, ritorno. Espiro e scendo. Fuori l'aria e scendo. Ancora due fino a metà e scendo. E l'ultimo. E ora, se me la sento, mi alzo solo con una gamba e torno, altrimenti appoggio il piede e vado su. E scendo. E salgo due. E scendo. Fuori l'aria. E scendo. Espiro, se non mi tengo una scrivania. E torno. E ancora quattro. Mi alzo. L'importante è fare. Usare bene solo una gamba, quella gamba che è dietro deve essere bene forte e mi spinge per salire e poi ritorno. Ancora tre, salgo e scendo. Devo sentire bene tutto il peso sulla gamba e il busto che si proietta in avanti. E torno. E l'ultimo, salgo e ritorno. Ok, sciolgo un po' tutto. Rilasso le gambe, arrotondo la schiena, braccio in centro e vado giù.
Da qui porto le mani sulle ginocchia, distendo la schiena che sale piatta su verso il soffitto, arrotondo, scendo con la schiena rotonda, porto la testa bene tra le ginocchia, spingo con le mani alle ginocchia e salgo con la schiena bella piatta. E vado giù, fuori l'aria, inspiro e su, come la tartaruga che entra con la testa nel guscio e poi esce dal guscio con la schiena piatta, allungo bene il soffitto e ancora due, arrotondo, distendo bene la schiena. E l'ultimo, infilo bene la testa nell'ombelico e distendo la schiena, sollevo. Ok, ora andiamo in piedi. Tutto ok? In piedi, da qua, mani sulla sedia, ritorniamo sulle nostre gambe e andiamo a usare i polpacci. Possiamo stenderci o anche solo schiurare la sedia. Andiamo ad aumentare il ritmo. E quindi veloce, salgo e scendo con i talloni. Senza mai che i talloni si fermino a terra, è proprio una spinta verso l'alto. La gamba è tesa, il ginocchio ben teso, non piegate la gamba. Usiamo solo il polpaccio e la spinta su dalla caviglia. Ancora 8, 7, 6, respiro. 5, aumenta o diminuisci il ritmo. 3, 2, 1, pancia forte e scendo. Vado dietro e allungo tutta la catena posteriore. Avanti, gambe tese e schiena dritta. Mantengo, cercate di sentire bene tutta la coscia posteriormente che tira, il coccige che punta verso l'alto e la testa che cerca di andare verso il basso. Dei respiri profondi. Dopodiché piego le ginocchia, sempre con la schiena rotonda, snoccio le vertebre, cammino con i piedi verso la sedia. Da qui adesso andiamo a stendere la gamba destra dietro, ruoto l'anca, se riesco supero lo schienale, appoggio il piede, ritorno, stendo, vado dietro e appoggio. Quindi stare dietro, l'anca che farà circonduzione, bene il femore che ruota. Appoggio sulla sedia, se non ci arrivo mi fermo anche qua davanti o a metà e poi ritorno indietro. Sollevo, schiena dritta, circonduzione, l'altra gamba è bella forte, il gluteo ben stretto. Torno e appoggio. E ancora due, sollevo, circonduzione del femore, sento bene il femore che ruota nel suo acetabolo e appoggio. Torno, indietro l'ultimo, sollevo, circonduco, appoggio, stacco e ritorno. Ok, da qua ritorniamo indietro un attimo. Sciogliamo la schiena, sempre mani sulla sedia. Questa volta teniamo le gambe chiuse, piedi vicini, braccia distese in avanti, testa che scende e il coccio che cerca di salire verso l'alto. Respirate sempre profondamente. Inspiro, premo bene con tutte le dita. Piego poi le ginocchia, insieme arrotondo, snocciolando le vertebre. E cammino dall'altra parte e mi giro di nuovo. Quindi pensate bene al femore, distendo la gamba, sollevo e allungo, circonduzione, sale la gamba, se riesce passa lo schienale, si appoggia, altrimenti si ferma prima giù verso la terra. E ancora distendo, sollevo, circonduco, se è troppo mi fermo anche fino a metà e scendo, ritorno, ruoto l'anca e appoggio dietro. Sollevo,
circonduzione, faccio salire, salire la gamba, appoggio, stendo, torno indietro. E ancora sale, fuori l'aria, sollevo bene, usate bene l'ilio psoas, tutti i muscoli dell'anca, allungo, apro, bene indietro. E l'ultimo, vado dietro, sollevo, circonduco, sento bene il femore, appoggio, ritorno e stendo dietro. Ok, adesso gambe chiuse, equilibrio, andiamo. Se vogliamo appoggiamoci alla sedia, se no proviamo senza. Sollevo i talloni da qui, piego le ginocchia in avanti senza appoggiare i talloni, appoggio i talloni, gambe piegate e poi stendo. Quindi sollevo, espiro, appoggio e stendo. Quattro tempi, 1, 2, 3, 4, salgo, 1, ci siete, 2, ginocchia avanti, 3, stendo, 4, e ancora, salgo, 1, 2, piego, 3 e 4, l'ultimo, salgo, piego, torno, stendo, molto facile, proviamo a farlo con le gambe, una avanti e una indietro sulla stessa linea, sollevo, se riesco senza, se no mi tengo, piego tutte e due, appoggio il peso contro indietro e stendo, salgo, piego, appoggio indietro il peso e stendo, sentite bene il peso che cambia, salgo, vado su, uno, piego, pancia forte, indietro, bene talloni a terra e stendo. Ancora tre, salgo, se riesco lo faccio senza, appiego, indietro e su, concentrati, testa, fissate bene un punto, ancora, salgo, piego, indietro, stendo, l'ultimissimo, sollevo, piego, appoggio e stendo, chiudo le gambe e cambio gamba, l'altra indietro, stessa cosa. Sollevo, piego pancia forte, glutei stretti, appoggio e stendo. Mi allungo al soffitto, piego, dietro e stendo. Su, ci siete? Piego, dietro e stendo. Ancora, e due, salgo, fisso un punto, piego, mi tengo in controllo, indietro, stendo. Ultime due, salgo, piego, dietro, stendo, l'ultimo, su, piego, dietro e stendo, ok. Ora andiamo a terra, giriamo la sedia così verso di noi, pronti per andare a terra e fare un po' di addominali. Quindi, questa cosa sarà con le gambe in un tavolino facilitato, mi raccomando, portarci appoggiando sulla sedia, glutei vicini alla sedia e andiamo giù per terra. Ok, dovete essere comodi, siete comodi? Iniziamo da qui con delle piccole retroversioni del bacino. Inspiro, metto la mia schiena normale e fuori l'aria, vado ad appiattire tutta la colonna, iniziando già a sentire l'ombelico che preme bene indietro. Inspiro, fuori l'aria, spalle bene attaccate a terra. Inspiro, fuori l'aria, le mie gambe sono sempre allineate, eh? Avete sempre due binari dei treni, fuori l'aria, schiaccio con l'addome. E ancora, inspiro, braccia giù, fuori l'aria. L'ultimo, inspiro e fuori l'aria. Ok, da qui vado a portare le mani dietro la testa, intreccio le dita e appoggio bene la testa. Inspiriamo, fuori l'aria, sollevo solo la parte alta, bene le spalle. Piccoli molleggi, facilissimo. Fuori, uno, espiro, due,
Più sono piccoli, più sono belli, più sono profondi. Più piccolo è, premo e più quello mi dico. Concentratevi bene sull'addome che va indietro. Ancora 4, 5, 6, 7, respiro, 8. Provo a tenere su, porto la gamba destra sollevata e continuo. 1, 2, fuori l'aria, 3, 4, se è troppo difficile rimani con la gamba a terra. 6, 7, 8, ritorno e scendo. Dobbiamo farlo con l'altra gamba. Pronti? Prima soltanto il busto. Inspiro, sollevo, tiro per la testa, vado bene in flessione con la parte alta, scapole basse, piccolo, fuori, 1, 2, espiro, 3, l'ombelico deve premere indietro, pensate proprio a una puntura, un alo che penetra nel vostro ombelico e salgo, e ancora 3, 2, 1, tengo su, sollevo, continuo a scavare con l'ombelico, bene indietro. Devo sentire bene tutto qua che brucia, fuori l'aria, ancora 4, 3, premo per indietro, 2, 1, ritorno e scendo. Mi abbraccio, le gambe al petto, se riesco do un piccolo dondolio con la parte del bacino, quindi vado un po' a sollevare i glutei in retroversione, torno, fuori l'aria e torno. Altrimenti mi dondolo poco e rimango qua, passa con la schiena, altrimenti salgo ancora, fuori l'aria, espiro, ancora 2, ancora 1 e appoggio, ritorno con le gambe sulla sedia. Benissimo, adesso portiamo il braccio sinistro lungo il fianco, la mano destra dietro la testa, le gambe sempre al tavolino. Da qui sollevo il busto, fuori l'aria, spalla bassa e iniziamo con gli under. In per 5, ex per 5, e in 2, 3, 4, 5, fuori l'aria, 4, 10, in 2, 3, 4, 5, ex 2, 3, 4, 20, in 2, 3, 4, 5, ex 2, 3, 4, 30, in 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 40, muovo bene il braccio energico, fuori l'aria, sollevo sempre il busto, ritorno con la mano e scendo. Avevate solo 50, ora dall'altra parte con l'altro braccio facciamo gli altri 50, bene il braccio che si muove in modo energico verso il terreno. Braccio destro lungo il fianco, fuori l'aria, sollevo solo il busto, braccio staccato e in 2, 3, 4, 5, fuori l'aria, 4, 10, in 2, 3, 4, 5, fuori l'aria, 4, 20, in 2, 3, 4, 5, ex 2, 3, 4, 30, sollevo bene su, fuori l'aria, 4, 40, in 2, 3, 4, 5, ex 2, 3, 4 e 100, sollevo e scendo, ritorno, ritorniamo con le gambe al petto e questa volta ci curviamo un po' a destra e a sinistra, inspirando ed espirando. Ci siete? Facciamo ancora gli ultimi da sdraiati e poi cambiamo posizione. Ritorniamo con le nostre gambe appoggiate sempre a 90 gradi. Da qui ritorno con tutte e due le mani dietro la testa e sollevo il busto. Da questa posizione vado a flettere lateralmente il busto a destra e ritorno a sinistra e ritorno. Dovete sempre però guardare il soffitto e ritorno. Pensate al gomito destro, in questo caso, che va a cercare il gluteo destro e poi ritorna. Cerco il gluteo sinistro e ritorno. Ma guardo sempre il soffitto, ritorno, ancora fuori l'aria, le gambe sono bene ferme, dovete sentire bene ora la parte laterale, ritorno, espiro, ritorno, ancora l'ultimo, ritorno, dall'altra parte, ritorno e rilasso. Ok, abbraccio le gambe. Mi ruoto su un fianco e vengo lentamente su. Ok, adesso ci serve la sedia sempre. Gambe
larghe, larghezza fianchi, sedia in centro. Poggiamoci sempre sui nostri glutei, piedi a martello e mani davanti. La schiena dritta. Da qui lascio il braccio sinistro che si apre bene indietro e guardo la mano, l'altro braccio teso. Cercate di formare una linea, braccio, braccio e poi ritorno. Espiro dall'altra parte, apro bene fuori l'aria e ritorno. Espiro, apro, ci sarà sempre un fianco più bello dell'altro, eh? Ritorno, non vi preoccupate. Aprite fin dove uscite, fuori l'aria e poi ritorno. Ancora, col braccio della mano aiutatevi, spingete comunque la sedia verso il terreno, ritorno. Espiro, sento bene premere con la mano la sedia, ritorno. Sinistra, schiaccio bene a terra, ritorno. L'ultimo dall'altra parte, espiro, ritorno. Da qui arrotondo la schiena, due forze contemporanee che si attivano. Una mano che prende sulla mia pancia e mi porta indietro, un'altra forza che mi tira le mani e mi cerca di portare oltre la sedia. Sentite bene la parte lombare che si detensiona. E rimango qua espirando. Espiro, continuo a farmi tirare le mani avanti. L'addome contratto. Dopodiché snocciolo le vertebre e stacco. Lo ripetiamo ancora una volta, inspiro e bene, una contrazione dell'addome, laddove si contrae la mano che mi preme bene indietro, altre braccia che mi tirano bene avanti, piedi a martello, continuo a sentire le due forze opposte che si attivano, l'ombelico deve essere ben scavato, porto indietro il trasverso, espiro, dopodiché ritorno. E mi allungo, ok. Adesso da qua vado in ginocchio, porto sempre le mie mani sulla sedia. Cerco però questa volta di andare ad aprire le spalle. Quindi lascio l'avambraccio e appoggio sulla sedia e cerco di portare le mie spalle verso il terreno. Inspiro. E poi ritorno, arrotondo la schiena. E ancora inspiro e fuori l'aria. E l'ultimo inspiro. Bene le mani, stringo bene l'addome e vado giù. Ritorno. E adesso arriva il bello. Dobbiamo fare la plank. Non ci siamo dimenticati della nostra amata plank. Quindi sempre qua, mani sulla sedia, appoggiate lateralmente, una gamba dietro, l'altra gamba dietro, mi proietto verso la sedia, una planca un po' diversa. Spingo col braccio, attivo l'addome, stringo l'ombelico, tengo la schiena dritta, le scapole sono verso i glutei, fuori l'aria. Dovete sempre sentire l'addome che si attiva, la parte dell'ombelico e le coste che si chiudono, state lì in planca, adesso arrivo. Continuate a sentirvi ben proiettati con la testa verso il muro, le scapole non sono alte ma sono ben sempre verso i glutei e tengo l'ombelico. Inizio a contare ora, stringo i glutei, uno, fuori l'aria, pancia fortissima, spingo le braccia, tre, espiro, quattro, cinque, fuori l'aria, sei, addome contratto di più, sette, fuori l'aria, 8 e 9. Continuo, chi se la sente sollevo una gamba e tengo 1, fuori l'aria, 2, premo bene con le braccia, 3, espiro, 4, ritorno, continuo a spingere l'altro braccio, fuori 1, l'altra gamba e 2, stringo il gluteo, 3, espiro, 4, ritorno e scendo. Vado giù a terra e sciolgo un attimo i polsi. Tutto ok? Ci siete? Sciolgo i polsi. E adesso lascio la sedia. Oh, direte voi che bello. Quadrupedia,
mani a terra, ginocchia sotto le anche, mani sotto le spalle. Arrotondo la schiena, inspiro, fuori l'aria, mi allungo. E ancora, inspiro, bene la gobbetta, e fuori l'aria, distendo bene la schiena. E l'ultimo, arrotondo la colonna, e poi allungo la schiena. Da qua scivolo indietro con i glutei e rilasso anche le braccia. Ok, da qua ci andiamo a distendere con la pancia a terra. Andiamo a distenderci con la pancia e portiamo le mani sotto la fronte. Spalle basse, scapole depresse. Tengo le gambe larghezza a fianchi. Da qui inspiro. Solleviamo il busto tenendo le gambe attaccate a terra, fuori l'aria e ritorno. Espiro, strizzo i glutei, abbasso le spalle e ritorno. E ancora due, fuori l'aria, ritorno. Espiro, rimango, piccoli molleggi in alto. Espiro, uno, due, tre, quattro, pancia forte, cinque, scapole basse, se avete male salite di meno, sempre meno. Ritorno e scendo. Ora sollevo con le gambe, mamma mia, sollevo con tutte e due le gambe, fuori l'aria e scendo. Sollevo le gambe e scendo. Il busto rimane a terra, fuori l'aria e scendo. Espiro e scendo. Le anche devono sempre essere attaccate a terra e ritorno. Ancora due. Ritorno, rimango su, piccoli molleggi in alto, espiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e scendo, sciolgo un po' e mi avvicino a voi. Ora andiamo a unire le cose, busto e gambe insieme. Inspiro, preparo, fuori l'aria, fin dove ve la sentite, solleviamo il busto e le gambe e poi ritorno. Inspiro, glutei attivi, fuori l'aria e scendo. Espiro, se allungo anche poco, ma devo stringere bene i glutei, stringere bene l'addome e scendo. E ultimo due, fuori l'aria, inspiro. L'ultimo, espiro, tengo il suo addome contratto, piccoli molleggi quasi inesistenti, minuscoli, busto e gambe insieme, ancora 4, 3, 2, 1 e rilasso, vado indietro e sciolgo la schiena. Rilassate bene le braccia davanti, i glutei ben attaccati sulle ginocchia, sui talloni. E rilasso. Dopodiché snocciolo la colonna e ci mettiamo di lato. Ora facciamo la sirenetta. Da qui, gambe messe a M, piede davanti attaccato alla coscia, apro le braccia a spalle basse, appoggio la mano destra a terra, il gomito si piega, cerca il terreno ma non lo trova. Inspiro e fuori l'aria. Inspiro dall'altra parte, afferro la caviglia e mi copro solo l'orecchio. Ritorno e ancora. Inspiro, premo con la mano il terreno. Ritorno. Inspiro, scendo, afferro la caviglia. Ritorno. L'ultimo da questa parte, inspiro, ritorno, inspiro di qua, ritorno. Adesso da qui appoggiamo la mano a terra, col braccio sopra andiamo a fare una circonduzione. Sollevo, inspiro, appoggio, fuori l'aria, vedete anche l'ombelico che va a cercare la coscia
E poi si solleva e si distende. Inspiro. Fuori l'aria, arrotondo la colonna. E l'ultimo, disegno un grande cerchio in e fuori l'aria. Ritorno e chiudo. Molto bene. Dall'altra parte, mi appoggio sul gluteo sinistro, gambe sempre a M, apro le braccia. Prima vado a sinistra e inspiro, tiro bene, ritorno fuori aria. Inspiro l'altro, ritorno, inspiro, fuori l'aria, inspiro, tiro, tiro, cerco col gomito ma non trovo, fuori l'aria, inspiro, guardo la mano, tiro il fianco, l'ultimo, inspiro, fuori l'aria, inspiro, espiro. E fuori l'aria. Bene col gluteo a terra. Iniziamo ora con le circonduzioni. Vado giù. Ruoto bene l'omerico. Cerco di disegnare tutto un cerchio a terra. E salgo. Inspiro. Fuori l'aria. E salgo. Inspiro. Fuori l'aria. L'ultimo, mi allungo, tutto ok? Se è troppo fatelo più piccolo magari, o se vedete che avete troppo male, lasciate, rimanete sull'esercizio di prima e rilasso. Ok, ritorniamo con le gambe ben divaricate e riprendiamo la nostra sedia. Divarichiamo un po' di più le gambe rispetto a prima, con le mani spingiamo la sedia davanti e andiamo ad allungare. Inspirando ed espirando. La schiena è dritta e con la sedia cerco di spingere sempre un po' di più. Ed espiro mantenendo i piedi bene a martello e le ginocchia più vicino alla terra possibile. Lascio la sedia con le braccia e vado a cercare il piede di sinistra. Mi vedete? Tolgo la sedia. Apro le braccia, cerco l'altro piede e tiro. Ritorno, apro e cerco l'altro. Ritorno. Dall'altra parte, questa volta tutte le mani sul verso le caviglie e vado in avanti e mantengo bene i piedi a martello. Fermatevi anche con le mani sulle ginocchia o con le mani a terra, come vi sentite più comodi e cercate soltanto di allungare tutti i muscoli posteriori. Espiro e allungo. Dopodiché ritorno, vengo su e chiudo le gambe, avvicino i piedi, mani sulle caviglie, arrotondo la schiena, spingo in giù le ginocchia e distendo la colonna. Arrotondo, inspiro e fuori l'aria. Avvicino ed espiro, cambio il verso, vado in avanti, inspirando. E arrotondo fuori l'aria. Inspiro, distendo avanti, fuori l'aria. E l'ultimo, inspiro. E fuori l'aria, arrotondo. Da qui chiudo le ginocchia e andiamo a terra. Finiamo giù, una vertebra per volta e scendo. Braccia lungo i fianchi. Sollevo il bacino del ponte, una vertebra per volta, tengo bene i glutei stretti, inspiro
ritorno dall'alto e scendo. Inspiro, preparo. Fuori l'aria. Pensate con le ginocchia di puntare bene verso il muro e aprire bene le spalle. Torno e scendo. E ancora uno, inspiro. Fuori l'aria. Mantengo su. Circonduzione del bacino. Tutti i cerchi oggi, tanti cerchi, anche qua nel ponte, poi cambio verso, al contrario, ritorno col bacino e scendo, afferro il ginocchio al petto e mi cullo, destra e sinistra, benissimo. Allunghiamo solo più la parte del piriforme, quindi tallone destro sul ginocchio sinistro, con le mani vado ad afferrare la coscia sinistra e allungo. Respiri bene profondi, bene con l'ombre, dico sempre che va verso la schiena. Gonfio il palloncino con la pancia, la respirazione della diaframmatica e poi scende. E l'ultimo, inspiro, fuori l'aria e cambio dall'altra parte, appoggio il tallone sinistro sul ginocchio destro, afferro la coscia e vado con le respirazioni. Inspiro, gonfio l'ombelico, la pancia, fuori l'aria sgonfio e premo bene verso il terreno l'ombelico. Inspiro, lo porto verso il soffitto, fuori l'aria, lo faccio scendere. E l'ultimo, inspiro, fuori l'aria. L'ultimissimo, ancora uno, inspiro, espiro, ritorno con tutte e due le gambe. E ci giriamo su un fianco, tengo le ginocchia vicine, apro le braccia fuori e mantengo la posizione. Col ginocchio di sopra cercate di spingere bene il ginocchio sotto e con il gluteo, col bacino, cercate di arrivare verso il muro davanti a voi, in modo da allungare bene tutta la parte laterale della schiena. Anche qua respiro con la pancia. Inspiro, gonfio e fuori l'aria, sgonfio. L'ultimo, inspiro, fuori l'aria, ritorno verso il centro e vado dall'altra parte. Le ginocchia appoggiate. E cerco di puntare con i glutei verso il muro e di spingere bene col ginocchio sopra e il ginocchio sotto. Sempre la pancia che si muove. Inspirando ed espirando. Inspiro ed espiro. E l'ultimo, inspiro. Fuori aria, ritorno bene verso il centro, appoggio il piede a terra, mani sulle ginocchia, mani sulle caviscole anche, e vado a scodinzolare un po' col bacino destra e sinistra. Dopodiché mi rigiro sul fianco, lentamente salgo e chiudo le gambe. Benissimo, adesso lentamente ci portiamo di nuovo su al soffitto. Abbiamo la sedia, se volete usate la sedia, appoggio una mano poi l'altra e il ginocchio. Dopodiché da qui arrotondo la colonna, una vertebra per volta e salgo. Tutto bene? State bene? Andiamo a unire le mani e flette lateralmente il busto. E poi lasciamo andare tutto, espirate, lasciate andare, buttate via e buona giornata!
alla prossima lezione.